Buonasera ragazzi, sono Luigi Onarax, se preferite, bentornati su Dragon Zero Combattle. Ci siamo annunciati oggi Rosé e Veget Blu. Quindi preparati a questi video che arrivano tardi in quanto ho dovuto comprare i biglietti per Napoli. Quindi ci ho messo un pochino più di tempo del previsto, non ho neanche finito di cenare, non finirò di cenare, ma questo non è problema per noi, vero ragazzi? Comunque, tre video usciranno di sicuro. I primi due usciranno stanotte. L'altro vedo sul tempo di registrarlo stasera e montarlo. Spero di sì, ma non vi prometto nulla. Quali saranno gli argomenti di questi video? Ora affronteremo il sepullare di Veget Blu e di Rosé, diviso in due video in modo da tenerli abbastanza messi meglio. Dopodiché vedremo un dove pullare, in quanto c'è comunque la scelta: meglio uno o meglio l'altro? Bella domanda, no? E iniziamo quindi con la summon di questo video. Sto intanto finendo di aprirmi tutti i documenti che mi servono. Naturalmente ci sono alcuni fattori da tener conto, ovvero, e lo dirò anche nel prossimo video, la batch da intendersi uguale a quella già. Se si modificherà ci saranno qualche piccola errata a correggere. Però dovrebbe andare. E partiamo con la batch di Veget Blu! Sì, voglio partire carico con il PG più uno dei PG più forti del gioco, almeno parando i danni. Tolto il danno non è che faccia molto di che, però come danno ragazzi, bestia! Purtroppo la sua pace non è proprio bestia quanto a lui, vogliamo essere sinceri. È comunque un'ottima pace, soprattutto per chi inizia, però del suo team non è che dia più di tanto. Andiamo a vedere gli SSR. Abbiamo Veget Blu, Gohan Ultimate, Gotenks terzo, Goku quarto, Beerus, Goku terzo, AGL e il nuovo Trunks Ikari STR. Allora, i PG sono buoni. Ci si riesce anche a fare una buona metà di team, naturalmente da intendersi come batch a metà che finirà finita con quella di Bardock, barra con quella di Vegeta LR Int, quindi buona metà batch c'è. I PG più interessanti sono senza dubbio Goku AGL, anche se potrete con le store rosse, Veget Blu e Gotenks terzo, ma non sottovalutati il nostro caro Trunks. In quanto il nostro carissimo Trunks è un PG che può dire davvero la sua. PG minori sono il nuovo Trunks AGLSR con cui si farma l'SA dei Trunks, Beerus e Gohan Tech. Andiamo a vedere un pochino quanto vale la pena pullarci. Siete free to play, ragazzi? Spero voi vi siate tenuti da parte delle Stone. Ci saranno i ticket SSR probabilmente assicurato, comunque ticket che vi garantiranno di avere delle ulteriori summon. Ci saranno le multi probabilmente scontate al primo giro e la quarta gratis per i primi 4 giorni circa. Ragazzi, se è free to play potete pensare di spenderci tutto. Naturalmente seguite prima il mio video dove pullare, in quanto dovete essere comunque sicuri di cosa andate a prendere. Non è detto che Veget sia il PG che faccia per voi, non è detto che Rosé sia il PG che faccia per voi, quindi ragazzi state attenti e pullate con la testa, aspettate quel video, guardatevelo, studiatevelo per bene. Delfini come per i free to play, all in, a differenza però di un free to play voi potete fare delle shoppate. E ragazzi questa è una batch da 1000 stone. Naturalmente ho ricevuto alcune, non lamentele, ma alcuni pensieri di come faccio a definire, a dire in ogni video un delfino di pullare 1000 stone, arrivare anche a 1000 stone, 500, 1000 stone, e definirli delfini quando nella community, bene o male, i delfini sono quelli che shoppano saltuariamente. Naturalmente, ragazzi, non penso ci sia bisogno di capirlo, penso sia abbastanza, se dovessi capire, ma forse mi sono spiegato male io. Le 1000 stone che dico in ogni batch non è che un delfino va in ogni singola batch a pullare 1000 stone. Ok? Neanch'io riesco a pullare in ogni singola batch 1000 stone e sono un delfino, quindi non è quello. Cioè io cerco di arrivare a quelle 500 stone a batch dato che ho il modo di avere le stone. Però non ne ho 1000 batch.
Quando io dico spendete 1.000, si deve intendere naturalmente in una batch in cui sapete che quei PG vi servono. Poi uno può rimanere, può essere un delfino in una batch, spenderne 200. Ok? E non perché trova subito il PG, ma perché vuole spendere 200, non vuole fare la shoppata. Sono da intendersi i miei consigli sulle stone per un delfino che deve vuole ottenere il PG principale della batch con una determinata ability. Quindi qua è obbligatorio spendere su un migliaio di stone se si vuole avere Vegeta, soprattutto perché ci vuole Vegeta ability, ragazzi. Vegeta, a differenza di Rosé, è un PG che necessita di ability, quindi vi consiglio davvero di utilizzare magari i vostri risparmi per il gioco, non andate a spendere più di quello che potete, e di farvi questa shoppata. Prendetevi le stone e portatevelo ability 1. Non esagerate, non esagerate. Comunque gli altri PG della batch magari li avete già da ability alta, però portatevi lui ability 1, finitevi l'ability di Gotenks, andate un po' avanti con l'ability dei Goku. 1.000 stone per i delfini vanno più che bene, secondo me, per questa batch. Poi naturalmente potrete sfigare, potrebbero non bastare, sculate, ne bastano 200. Il caso non si ferma. Le balene invece c'è poco da dire, maxate l'inferno. Ragazzi, le balene come per i delfini non dico che devono spendere 2-3 mila stone a batch. Sono persone però che se arriva una determinata batch le possono spendere. E questa batch è quella in cui spendere queste 2-3 mila stone, c'è poco da dire. Portatevi sto cavolo di Vegeta ability 2 o 3, non serve l'ability full, tanto spenderete 2-3 mila stone anche nella batch dei 300 kk. Non so dove quando cavolo riuscirà Vegeta nel globo, nella batch in cui riuscirà Vegeta. E fate il vostro peggio. Il PG vale stone se portate ability. Se ve ne uscite con lui ability free, ragazzi, meglio che giochiate Vegeta LR oppure il nostro sempre verde Vegeta fisico, perché c'ha poco da dire il nostro caro Vegeta Tech ad ability free, come anche vedremo nella sua analisi, che potrebbe avere. No, oddio, non avrà ritardi. Quella settimana prossima, dato che vado a Napoli, potrebbero avere dei ritardi. Vediamo se trovo qualche secondo, ma non credo per registrare. Vabbè. Comunque ragazzi, questo è il mio consiglio e vi ricordo che attualmente i reseller principali, gli unici ad avere il sigillo d'approvazione di Priscilla, del Sommo, ad avere anche il potere della sculata. Infatti, bene o male, con le loro stone recentemente non c'è una batch in cui non ne esco più che felice, anche sta qua di Rageta. Per chi non segue il mio Instagram, 2LR in 350 stone, più un Rageta, quindi mi è andata anche grassissima. Avevo 350 stone, non potevo spendere di più, mi è andata di un bene che la metà basta. Avrei preferito il secondo Rageta, però 2LR non si sputa in faccia quello che si ottiene. Quindi sono stone fortunate, vi consiglio di andare nel link in descrizione se volete shoppare. Se non volete shoppare e volete andare free to play, seguite i consigli. Noi ci vediamo tra poco con il seppullare sul nostro caro Rosé STR.